storie di santi e conversioni, a cura di Anna Ines. Tutti abbiamo una missione qui sulla Terra, ed è quella di diventare santi. Siamo tutti chiamati ad essere santi. Attraverso le storie di questi nostri fratelli maggiori che ci hanno preceduti nella fede, possiamo riconoscerci e avviarci sulla strada della santità. Vi invitiamo a scoprire le storie di questi santi ogni giovedì alle 12:30, qui sulle onde radio di Friends of Radio Maria. Carissimi ascoltatori, come preannunciato nella newsletter, il mese di aprile è colmo di santi, la cui esperienza è stata causa di conversione, non solo personale ma anche di moltitudini. Per il mese di aprile scegliamo forse il più ovvio, tra virgolette, però di cui probabilmente sappiamo anche meno. Quello di cui parliamo oggi possiamo definirlo un eroe biblico. Il suo nome è Marco. Marco nasce in Nord Africa, più precisamente a Cirene, che attualmente possiamo identificare nell'attuale Libia. Ma all'epoca era una città dell'antica Grecia con una grandissima influenza romana. Faceva infatti parte della Pentapoli. E nella Bibbia conosciamo anche altri cirenei come Simone, che poi diventa un seguace di Gesù insieme a uno dei suoi figli, Rufo. Ma torniamo a Marco. Marco nasce da Aristobulo, che è molto probabilmente un politico greco, ma sicuramente nelle alte cariche sociali. Qui a Cirene conoscerà una donna, Miriam, detta anche Maria, che è appunto un'ebrea, figlia della tribù di Levi. Insieme hanno un figlio che chiameranno Giovanni Marco. Giovanni perché Giovanni è all'epoca il nome più popolare tra gli ebrei, mentre Marco è il nome più popolare tra i greci, quindi lo chiamano spesso anche soltanto Marco, e quando sarà più grande gli verrà dato il soprannome di Colobodattilo, che in greco significa dalle piccole dita, e grazie a questo soprannome possiamo anche capire che probabilmente era di piccola statura. Marco è l'autore del secondo Vangelo, il più breve sicuramente e probabilmente anche il più antico. Viene datato infatti tra il 60 e il 70 d.C. e con molta probabilità più precisamente nel 64. È il più breve perché ha solo 16 capitoli, in cui vengono evidenziati due concetti principali. Il primo è che Gesù è il figlio di Dio, e il secondo invece è che Gesù è il servo sofferente, come appunto dice la profezia. Non c'è nessuna genealogia a introdurre, Gesù è semplicemente il figlio di Dio. Il Vangelo di Marco possiamo dire che è un Vangelo urgente, che serve a lui per evangelizzare bene e in breve tempo, specialmente la popolazione romana, la cui mentalità era di conoscere principalmente i fatti, andare direttamente al sodo. E se vogliamo, anche oggi, il Vangelo di Marco è un ottimo strumento come primo approccio alla fede. Questo Vangelo, dunque, è scritto da una persona vera, da una persona reale, che conosceva Gesù, che conosceva Pietro, che conosceva Paolo, gli Apostoli, la Chiesa, e il suo racconto, dunque, è reale. Descrive ciò che Gesù ha fatto, ciò che Gesù ha detto, dove è andato, che cosa è accaduto, la vita di Gesù nel suo lavoro di predicazione, morte, risurrezione, senza contestualizzazione storica né tantomeno filosofica, come dicevo prima, solo i fatti. È come se fosse una cartolina, mentre gli altri Vangeli, specialmente quello di Giovanni, può essere definito un po' come invece una lettera. Il Vangelo di Marco è dunque gesucentrico, in cui a ogni azione c'è una reazione. Marco ci racconta nel suo Vangelo di 18 miracoli, molto più della metà dei miracoli di Gesù che sono stati raccolti durante la storia. E a questi miracoli, come anche ai discorsi e agli insegnamenti di Gesù durante gli anni della predicazione, si accompagnano sempre le reazioni delle persone, degli astanti. Torniamo alla situazione geopolitica in cui Marco nasce e cresce. In quella zona, nella Pentapoli all'epoca, i berberi, o detti anche nomidi,
insorgevano frequentemente contro il dominio dei Romani e Cirene spesso era sotto attacco. Per questa ragione Aristobulo portò Miriam e il figlio fuori da quest'area e andarono a vivere in Israele, più precisamente a Cana, che casualmente è anche la sede del primo miracolo di Gesù. Cana è al nord di Nazareth e quando Marco era un bambinetto che cominciava a camminare, Gesù era già nei suoi primi 20 anni. In questo periodo Aristobulo comprò una casa a Gerusalemme, quindi si dividevano tra il nord, Cana, in Galilea, e il sud, a Gerusalemme. Ad un certo punto durante l'infanzia di Marco, il papà Aristobulo muore e la casa viene chiaramente affidata alla madre, Miriam, e questa casa probabilmente è la casa dell'ultima cena in Gerusalemme, anche se non ci sono prove. Quando poi Gesù muore e Pietro viene arrestato, prima di essere giustiziato da Erode e Agrippa, un angelo lo aiuta a scappare proprio in quella casa dove il resto degli apostoli era barricato in preghiera. Immaginate la sorpresa di dei preganti del resto degli apostoli quando bussarono violentemente alla porta e videro Pietro dietro di essa. Questa casa è la prima chiesa di Gerusalemme, dove regolarmente si incontravano per pregare. Ed è anche la casa in cui Gesù appare, quando erano rifugiati dopo la sua morte. Marco cominciò a seguire Gesù in Galilea, proprio perché era la sua zona. Era un giovanotto ai tempi dell'ultima cena. E come possiamo saperlo? Che prove abbiamo? Non abbiamo alcuna prova, in realtà. Leggendo però direttamente dal Vangelo secondo Marco, nel drammatico racconto del tradimento di Giuda nel Getsemani, si inserisce una scena quasi comica di un giovane che corre con un lenzuolo e, inseguito dai soldati, gli strappano il lenzuolo e infine continua a correre denudato. Questo dettaglio appare, nonostante il Vangelo di Marco sia un Vangelo sinottico, questo dettaglio appare soltanto nel Vangelo di Marco, come se l'autore avesse voluto dimostrare di essere stato testimone dell'evento, come una self-reference. Marco è anche cugino di Barnaba, collega di Paolo, e la comunità di Antiochia a un certo punto richiese sia Barnaba che Paolo di andare lì ed evangelizzare. Essi accettarono e portarono con loro il giovane Marco come un aiutante. In questa prima missione verso la Turchia, nei pressi di Pergamo, Marco abbandonò il gruppo per tornare a Gerusalemme. Non sappiamo esattamente il motivo. Forse si ammalò, forse si spaventò perché era una pericolosa zona, forse ci fu uno scontro di personalità, non lo sappiamo con sicurezza. Semplicemente lasciò il gruppo e tornò a Gerusalemme. Quando si manifestò poi una seconda opportunità di missione e andare a vedere come le comunità crescevano, Barnaba propose a Paolo di portare di nuovo Marco con loro. Ma Paolo glielo negò perché non gli piacque il modo in cui si era allontanato durante la prima missione, e per questa ragione Paolo e Barnaba ebbero un diverbio raccontato addirittura negli Atti degli Apostoli. Alla fine Paolo tornò appunto verso la Turchia e Barnaba e Marco si diressero invece a Cipro da soli. Il diverbio fu poi alla fine recuperato perché Paolo, durante la prigionia a Roma, scrisse di Marco con lusinghe. Addirittura nella lettera a Timoteo chiede che Marco torni ad aiutarlo. Marco dunque fu un grande amico di Paolo, ma anche e soprattutto un amico di Pietro. Si racconta al di fuori della Bibbia che Marco possa ad un certo punto aver perso la fede, probabilmente proprio in quel periodo in cui era tornato durante la prima missione, e Pietro lo aiutò a recuperarla. La vita di Pietro è molto interessante, molto affascinante. Lui conobbe Gesù in prima persona, chiamato da Gesù stesso e nominato Pietro della sua chiesa. Quando Pietro lo tradì 3 volte dopo l'arresto di Gesù, Pietro si pentì amaramente per non averlo supportato, e quando Gesù gli si mostrò risorto davanti, ebbero un emozionante incontro. Quindi, dopo la miracolosa liberazione in seguito all'arresto, Pietro vuole dirigersi in Antiochia e proseguire verso l'Asia Minore e infine a Roma per evangelizzare, e in questo momento decise di portare Marco con sé. Marco in realtà è molto ben istruito, gli scrive i sermoni. Qualcuno dice addirittura che il Vangelo secondo Marco sarebbe il Vangelo secondo Pietro, perché molte sono le parole e le storie che Pietro raccontava.
Pietro chiama Marco addirittura figlio, che sta a simbolizzare che probabilmente Marco fu battezzato da Pietro. Durante quindi questa evangelizzazione verso Roma, ad un certo punto Pietro chiese a Marco di andare a predicare il Vangelo ad Alessandria. E fonti non bibliche ci informano che Marco fu il fondatore della chiesa di Alessandria e il fondatore del cristianesimo in Nord Africa. Alessandria all'epoca era una vivace e importante città, la seconda più grande città dell'impero romano fuori Roma. Era centro della civilizzazione e della cultura, una delle sette meraviglie del mondo antico grazie al suo faro. La libreria era la più grande al mondo e la necropoli, che era solo per alcuni i più alti strati sociali, divenne addirittura successivamente anche una meraviglia dell'ingegneria. Oggigiorno la città è quasi completamente sommersa, ma rimane comunque un centro intellettuale e culturale del Mediterraneo per un lunghissimo tempo. Proprio quello che un giorno, che una volta era un villaggio egiziano, divenne una città scelta personalmente da Alessandro Magno perché fosse la città greca più grande del Nord Africa. Ed è per questo che poi porta il suo nome. Fu proprio Alessandro Magno a far costruire il porto con la più moderna tecnologia dell'epoca. Tornando a Marco, circa 15 anni dopo la morte e risurrezione di Gesù, Marco fu dunque mandato da Pietro in questa città che idolatrava ogni sorta di creatura invece che adorare il solo e unico creatore. Quindi, dopo aver proclamato la buona novella a Roma, fu mandato poi nella Pentapoli, facendo miracoli con i malati, scacciando demoni e convertendo e battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E proprio quest'ultimo, lo Spirito, lo ispirò a spostarsi verso Alessandria per seminare il buon seme, che è la parola di Dio. Fortificato dallo Spirito, Marco si dedicò a questa impresa e camminò fino ad Alessandria. Appena mise piede nella città, il laccio delle scarpe si spezzò e Marco riconobbe che Gesù gli aveva reso la strada e il cammino facile. Si voltò e trovò subito un calzolaio, questo secondo la leggenda, il quale nel ricucire il sandalo si piantò giusto un chiodo in una mano e dal dolore gridò: Dio è uno. Marco, sorpreso dall'espressione, riconobbe ancora una volta la compagnia del Signore Gesù. Sputa per terra e con il fango ricavato lo spalma sulla mano bucata dal chiodo, invocando il nome di Dio, di Gesù e dello Spirito Santo. E miracolosamente la mano del calzolaio guarisce e torna come nuova. A quel punto Marco, incuriosito, chiede al guarito come mai, pur sapendo che Dio è uno, venera altri dei. Ed egli ammette di nominare Dio con la bocca, ma di non conoscerlo. Marco quindi promette di aiutarlo a vedere Dio. Il nome del calzolaio era Anania e Marco lo nomina primo anziano della città di Alessandria. I credenti dunque aumentavano in numero e iniziò a circolare una voce che un Galileo desiderava eliminare l'idolatria nella città, convincendo molti a non servire più gli dei locali. A questo punto dunque Marco si vede obbligato a tornare nella Pentapoli, nominando diaconi, vescovi per 2 anni, alla fine dei quali però tornò ad Alessandria, dove ritrovò i fratelli la cui fede si era molto fortificata e addirittura moltiplicata, per grazia di Dio, fondando addirittura una chiesa vicino al mare. Marco glorificò e rese grazie a Dio per aver confermato il suo servizio e dopo 20 anni di evangelizzazione in questa città, Marco fu martirizzato proprio qui, dove aveva predicato con molta libertà finché i non credenti si irritarono nel vedere il paganesimo scomparire. Quindi un giorno decisero, lo seguirono, gli legarono i piedi, lo trascinarono per tutta la città attaccato ad un cavallo, fino a giungere ad una prigione a precipizio sul mare. Durante la prigionia di una notte, pare che il maestro in persona gli sia apparso, confortandolo e incoraggiandolo. Il mattino seguente i carnefici lo legarono di nuovo ad un cavallo e lo fecero trascinare finché morì. Possiamo trarre 3 conclusioni dalla storia di Marco. La prima, avrebbe potuto scegliere la strada facile essendo proveniente da una famiglia ricca. Ma da quando la madre, una delle 3 Marie, si convertì, anche egli scelse di mettere Dio davanti ad ogni sua scelta, senza mai darsi l'occasione di godere di quei beni terreni in cui era stato cresciuto, lavorando incessamente invece per le ricchezze del cielo. Un secondo insegnamento potrebbe essere che la vita del cristiano è sempre in azione. Come Gesù non si è mai fermato durante gli anni della predicazione, anche Marco era sempre in movimento, sempre pieno di energie dall'inizio alla fine.
E infine abbiamo un invito di prendere ad esempio Marco come portatore di fede e portatore di frutti, come il suo Vangelo. Lo stile della sua evangelizzazione fa sì che sia facile associarlo al simbolo del leone alato, per come enfatizzava nel suo Vangelo la potenza della risurrezione, la maestà e la regalità di Cristo. Il simbolo del leone alato è un simbolo acquisito dalla città di Venezia, in quanto il suo corpo si trova nella città. Le reliquie in realtà erano ad Alessandria, dove morì, ma furono poi trafugate dai veneziani dall'Egitto a Venezia, in quanto era nota una visione che Marco pare abbia avuto quando era durante una delle sue predicazioni verso Roma, nella laguna di Venezia, dove un leone alato pare gli sia apparso e gli predisse che i suoi resti avrebbero riposato in quel luogo. Il leone marciano esprime, come il trifoglio di Patrizio, un significato politico e religioso, rappresentando la potenza e la maestosità, come abbiamo detto, ma anche le elevazioni spirituali per le ali, la sapienza per il libro sotto la zampa e la giustizia per la spada. Concludiamo ora con le parole di Marco di inizio e di fine del suo Vangelo, grazie al quale ha convertito generazioni e generazioni di genti. Inizio del Vangelo di Gesù, figlio di Dio. Secondo quanto scritto nel profeta Isaia, ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà la strada. E si conclude dicendo, Gesù disse loro, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Ecco dunque un invito alla conversione che possiamo approfondire leggendo il Vangelo di Marco, e se siete come me amanti del cinema potrete trovare su YouTube un video molto interessante, un monologo in inglese in cui l'attore impersonifica Marco. Vi lascio il link qui in basso. Vi auguro a tutti una buona giornata e ci sentiamo presto. Che Dio vi benedica.